Ma noi riteniamo che interventi fatti in questo modo sono veramente scellerati. Questa è una zona di una delicatezza estrema, oltretutto di un'importanza naturale grandissima, perché oltre ad essere una zona a protezione speciale e unica, un'importante building area dal punto di vista delle migrazioni degli uccelli, non scherziamoci sopra su questa cosa. Qui passano 385 specie di uccelli ed è per certi versi ancora più importante del Bosforo. Qui c'è una biodiversità nell'aria che è unica al mondo, quindi in questo senso se noi distruggiamo l'habitat che normalmente questi uccelli hanno incontrato nei secoli, questi cambiano corridoio o addirittura interrompono questo tipo di passaggio tra nord e sud, con il rischio che alcune specie molto fragili vengano addirittura a estinguersi rispetto a questa impossibilità di creare il loro ciclo naturale. Quindi non è uno scherzo quello di proteggere queste aree in modo particolarmente attento. A questo aggiungiamo la fragilità del territorio in sé, perché è un territorio che vive su una faglia che è una faglia che da secoli, da millenni in pratica, con una ciclicità di circa 100 anni, produce terremoti ai massimi livelli che si siano mai stati conosciuti. Nel 1908 hanno dovuto aggiungere addirittura un grado alla scala Mercalli, all'epoca conosciuta, oggi c'è la scala Richter, ma sostanzialmente siamo ai livelli della faglia di San Francisco. Quindi siamo allo stesso massimo livello di allerta rispetto a quella che è la condizione del territorio, che è un territorio frantumato da tutti questi eventi geologici che nei secoli, nei millenni si sono succeduti. Abbiamo anche una grande biodiversità nelle profondità di questo stretto di Messina, che sono incredibili, magnifiche veramente. Chi ha avuto modo di viverle dal punto di vista subacqueo ha dato testimonianze di una flora, una fauna eccezionale. E anche in questo senso abbiamo caratteristiche molto particolari, per esempio i pesci abissali che affiorano in questo luogo, ed è l'unico posto al mondo dove questi pesci abissali vengono raccolti sulla spiaggia. In altre realtà bisogna prendere un battiscafo e scendere a 2000-3000 metri di profondità. E questo è un dato che raccoglie qui i scienziati da tutto il mondo, che vengono con i loro camper, a volte rimanendo in albergo per settimane e settimane, a verificare a determinate condizioni di luna e di correnti l'affioramento di questi pesci, che vengono portati da oltre 2000 metri in superficie dalle correnti e che vanno a spiaggiarsi perché soffrono anch'essi di embolia come noi se andassimo sott'acqua, e quindi ammarano sfiniti, praticamente incapaci di sopravvivere. E questo è un dato eccezionale. Abbiamo addirittura nella costa siciliana, all'interno dei laghi di Ganzirri, una specie di pesce unica al mondo, che è rimasta intrappolata dalle ere geologiche e che si è conservata come tale, che è tutelata da una serie di norme. Per questo siamo zona a protezione speciale, per tutte queste caratteristiche. E si interviene in modo sconsiderato e scellerato su queste coste, in cui le correnti hanno un gioco talmente delicato e talmente difficile da gestire, che le conoscono solo i pescatori, solo chi è nato su questi luoghi e ha visto a distanza di decine di anni quello che succedeva a queste coste, nel movimento in sé di territori e quant'altro. Questo è un luogo tra l'altro particolare anche per la fragilità proprio geologica del territorio. Abbiamo delle deformazioni gravitative profonde di versante che creano un continuo movimento di questi versanti, e quel famoso fenomeno in cui la Calabria e la Sicilia sono sempre in movimento, e che in pratica non consente di realizzare alcuna trave rigida all'interno di queste due terre, se stiamo parlando chiaramente del ponte sullo stretto, questa cosa assurda, priva di significato anche da un punto di vista storico, sono opere dell'Ottocento, ormai si fa altro. Insomma, questa opera sarebbe una trave rigida tra due terre in movimento che non avrebbe nessuna stabilità reale, fermo restando i grandi problemi tecnici ancora insormontabili che vanno chiaramente ridiscussi. Tutto questo territorio viene lasciato in una condizione di abbandono da amministrazioni che fanno la piccola azione di favore qua e là, il piccolo intervento, e non vedono nella lungimiranza che un'amministrazione qualunque dovrebbe avere
quello che rappresenta il valore in sé intrinseco nel territorio stesso. Queste colline conservano ancora realtà importanti, qui ci sono i boschi di sughero, qui c'è l'upupa che viene a deporre le uova, ci sono falchi pellegrini che prima venivano cacciati in modo inesorabile, aquile che nidificano. Qui c'è tutto un insieme di biodiversità che io ritengo sia di un'importanza veramente mondiale. O la smettiamo di non renderci conto di queste cose e continuiamo a amministrare come se fosse l'orto di casa nostra, oppure qui siamo destinati veramente allo sfacelo. E la natura non scherza, prima o poi ci presenterà il conto.